calcoliamo che giocava contro la squadra più forte del mondo, con tutti i migliori giocatori di tutte le nazionali e mezza nazionale italiana, quindi direi veramente sono soddisfatto. Ma quello che mi è piaciuto, che dicevo anche prima, è che potevamo scegliere di fare una partita morbida, dopo i primi due tempi, rallentare e pensare a domani. E invece lo spirito è stato quello di combattere fino alla fine e di non mollare fino alla fine. E andiamo via a testa alta, senza rimorsi. Poi domani quello che succederà, succederà. Però io sono contento di questo. In ogni caso un bilancio positivo quello del Telemar in questa stagione è innegabile, insomma non ci si aspettava di arrivare in quest'anno, già in questa stagione, a questi livelli, tutte e due le manifestazioni della fase finale, insomma una cosa che oggettivamente forse va oltre le migliori aspettative dell'inizio stagione. Assolutamente, siamo partiti secondo me già da una stagione, quella dell'anno prima, una stagione che comunque vedeva il Telemar in difficoltà, poi il campionato è stato sospeso, ma il salto dalla 2 alla 1 è sempre molto difficile. Quest'anno abbiamo fatto degli ottimi acquisti e la squadra, però non mi aspettavo neanche io di arrivare così in alto.